conferenziere che mi ha preceduto ha parlato di linguaggio, ne parlo anch'io. Secondo me abbiamo un problema di nomi. Anzitutto una parola problematica, la parola sinistra. Io quando la sento, penso anche altro, faccio un continuo ping pong mentale tra la sinistra come effettivamente è e la sinistra come teoricamente dovrebbe essere. Penso che questo ping pong mentale non sia il solo a farlo. Il ping pong mentale fa venire mal di testa. Allora, per esempio, chi vuole modificare la situazione e cercare di aggiustare un po' il tiro, appone un aggettivo. Per esempio, Fassina e i suoi amici hanno apposto l'aggettivo sinistra italiana. Giusto. Non ci dovrebbe essere bisogno di scrivere italiana di fianco a sinistra, ma evidentemente c'è bisogno di scriverlo, perché si allude implicitamente al fatto che l'altra sinistra, per esempio il PD, non è italiana, o perlomeno non è esclusivamente italiana, ed effettivamente è così. Altri appartenenti alla cultura politica della sinistra, che hanno identificato come loro avversario o nemico sia la moneta unica sia l'Unione Europea, usano altre parole, non più sinistra, appunto perché la sinistra causa questo astigmatismo mentale tra la sinistra come dovrebbe essere o come si spera che sarà in futuro e la sinistra come effettivamente è. Allora utilizzano parole come sovranismo oppure come populismo, come hai per esempio fatto tu un attimo fa. Ci sono delle etichette come Fronte Sovranista Italiano, Eurostop, Populismo Democratico, ho letto recentemente su un sito, Riscossa Italiana. Ora, secondo me sono, come dire, quando si fa il tiro d'artiglieria, si fa forcella, di solito si tira un po' più avanti, un po' più indietro, un po' più a destra, un po' a sinistra, prima di prendere il bersaglio. Quando si parla di sovranismo, si parla, a meno che non si alluda alla teoria dello Stato assoluto nel 600, dubito che sia questa l'intenzione, no? Quando si parla di sovranismo, si parla di una cosa in realtà abbastanza precisa. Cioè si parla dello Stato, non della nazione, non della patria, non del popolo, si parla dello Stato. Quindi il sovranismo allude a questo. Chi è sovranista è statalista. Quindi l'opposizione implicita che sottintende è tra chi è statalista e chi non è statalista. Però tu sei così sicuro che l'Unione Europea non sia statalista? C'è uno Stato diverso, vuole fare uno Stato diverso, no? Giusto? Lo usa lo Stato, secondo me lo usa come lo Stato. Non lo usa come lo useresti tu, anche come lo userei io, però lo usa. Non è antistatalista, giusto? Chi parla di populismo invece stabilisce un'opposizione tra popolo ed elite, giusto? Perfetto. Allora, questa opposizione tra popolo ed elite, che è quella dei 5 Stelle sostanzialmente, è una opposizione che nella sua forma più celebre in Italia e anche quella più, diciamo, che ha riscosso più successo, dice: il popolo è buono, onesto e incorrotto, le elite sono corrotte, cattive, eccetera. Ma è una inimicizia politica reale questa? Cioè è una opposizione permanente, nel senso che le elite ci sono sempre, chiunque governi, chiunque sia, di qualunque stato o formazione politica si parli, qualunque partito, ci sono sempre le elite, ci sono sempre i dominati e i dominanti, ci sono sempre, c'è sempre chi comanda e chi obbedisce, insomma, in varie forme e in vari tipi di organizzazione. Quindi ripeto, secondo me queste opposizioni che sono state, che ho appena elencato, cioè quella questi nomi, insomma, queste etichette che poi in realtà sono delle identità politiche che sottintendono appunto coppie di opposti. Sovranismo, ripeto, implica l'opposizione tra statalisti e non statalisti e quindi anche implicitamente l'opposizione tra liberisti e dirigisti in economia.
Invece i populisti, appunto, popolo elite, è un'opposizione generica che può essere riempita di qualunque contenuto politico. In realtà non è l'inimicizia principale, se l'inimicizia principale di cui stiamo parlando, cioè quindi l'identità politica di cui stiamo parlando, è l'opposizione all'Unione Europea. Cioè l'opposizione all'Unione Europea non è fatta, non passa né attraverso lo statalismo né attraverso il populismo. Il populismo è uno stile, lo statalismo è una scelta, è un modo di utilizzare lo Stato. In realtà l'opposizione all'Unione Europea, se l'Unione Europea è un'entità politica sovranazionale, è un'altra cosa. Ha un nome politico in Italia, e non solo in Italia, che è nazionalismo. È una parola che immagino che in questa sala faccia cadere un silenzio di tomba, il gelo nelle vostre schiene, però è così. Io sto dicendo, se poi tu non sei d'accordo ne parliamo. Chi fa l'Italia che gioca a pallone per televisione non è nazionalista in quel momento lì? Scusa, non l'ho sentito. Se lei ti fa la nazionale italiana quando gioca a calcio per televisione non è nazionalista in quel momento lì? No, quando lei tifa la nazionale di calcio, lei è un tifoso di calcio. Quando lei invece dice sono un nazionalista, lei afferma un'identità politica. Io non le sto consigliando di diventare nazionalista, le sto descrivendo un fatto. Cioè se lei si oppone al mondialismo, per esempio, è naturale sulla base di che cosa si oppone? Si oppone sulla base della nazione, o no? Non solo. Anche sulla difesa di un'identità. Su quale identità lei si appoggia, scusi? Ma parliamo in pratica, chi è che si oppone al mondialismo? Il nostro interlocutore che mi ha preceduto, siccome è una persona più intelligente di me, ha parlato di patriottismo, che dà meno fastidio. In realtà è patriottismo. Non ho parlato solo perché ti hanno fastidio, mi scusi tanto. No, ma sto scherzando. È uno scherzo. Non sto dicendo che hai fatto il furbo, sai. Non sto dicendo niente. Roberto, stai su quello che vuol dire. Voglio dire semplicemente questo, ragazzi. Il patriottismo non è un'identità politica. Il patriottismo è un'altra cosa, lo si può far diventare in un discorso un'identità politica. La patria è la patria di tutti, anche del vostro nemico politico. Mi spiego? Cioè la patria, per esempio, è la patria dei fascisti, degli antifascisti, esattamente come in una famiglia ci si può accoltellare, però si è sempre nella stessa famiglia. D'accordo? Cioè non si può dire la patria che esclude quelli che mi stanno antipatici o quelli che mi hanno ammazzato mio cugino. Non si può dire questo. La patria è la patria di tutti, esattamente come la nazione è la nazione di tutti. La nazione dei fascisti, degli antifascisti, della destra, della sinistra, eccetera. Il nazionalismo è una identità politica. Cioè uno dice, io faccio un partito, una forza nazionalista e mi oppongo alle forze contrarie alla nazione. Per esempio, in questa circostanza storica, quali sono le forze contrarie alla nazione italiana, secondo voi? Secondo me, anzitutto l'Unione Europea, giusto? A me pare di sì, nel senso che toglie alla nazione europea, oltre a danneggiarla economicamente, la danneggia politicamente per motivi evidenti. Toglie sovranità allo Stato, per esempio. Attualmente le forze che stanno opponendosi all'Unione Europea sono tutte forze nazionalistiche e democratiche, nel senso tecnico dell'espressione. Sono democratiche. Democratiche non vuole dire che hanno una linea politica che piace a voi o a me. Vuole dire che tutte quante su quale base si appoggiano? Si appoggiano sostanzialmente sul popolo e sulla competizione elettorale, perché è l'unico terreno di scontro sul quale l'Unione Europea è più debole. Uno scontro militare con l'Unione Europea lo fate voi? Ce l'avete? Ce l'avete gli armati in grado di opporsi alle forze? Io non credo, no? Io non ce le ho, voi neanche? Bene. Lo scontro sociale, c'è lo scontro sociale? Siete in grado di organizzare il lavoro? A me non sembra, se non in termini minimi. Il lavoro ha perduto in questi 20 anni, ha perduto tragicamente.
e quindi non è organizzabile per uno scontro che si possa proporre la vittoria. Quindi l'unico terreno di scontro reale è lo scontro elettorale. E infatti in alcuni casi lo scontro elettorale è stato vinto, per esempio in Inghilterra. Non so se mi sono spiegato. Quindi, a mio parere, ripeto, quale che sia il contenuto programmatico di questi nazionalismi democratici, che può essere un contenuto programmatico di destra, di sinistra, può essere un contenuto che vi piace di più, che vi piace di meno, sono tutti di fatto, anche se possono avere altri nomi, sono tutti nazionalismi, perché, ripeto, lo scontro avviene sul piano della nazione e sono nazionalismi democratici perché il terreno di scontro è sempre la democrazia parlamentare che ha base nazionale e, come dire, la battaglia campale avviene sul piano della competizione elettorale. Questo è avvenuto anche in America, tra l'altro, negli Stati Uniti. La battuta d'arresto delle forze mondialiste è avvenuta così, cioè è avvenuta durante competizioni elettorali che hanno contrapposto forze nazionalistiche democratiche che, ripeto, possono avere contenuti programmatici tradizionalmente intesi come di destra o tradizionalmente intesi come di sinistra, però il punto questo è. Tanto è vero, per fare l'ultimo esempio e poi chiudere, l'anno prossimo ci saranno le elezioni francesi, dove probabilmente al secondo turno arriveranno Marine Le Pen, che viene da un partito che è qualcosa di più che fascista, nel senso che è un partito nato dal collaborazionismo con i nazisti nella seconda guerra mondiale e dal colpo di stato dell'OAS contro De Gaulle. Questo partito, che ha fatto una conversione di 180 gradi, è diventato un partito golliano come impostazione, nazionalista e golliano, si troverà di fronte probabilmente un altro personaggio politico venuto dalla famiglia di De Gaulle, che si chiama Fillon. La differenza sostanziale tra questi due partiti quale sarà? Sarà che uno vuole uscire dall'Unione Europea, cioè individua come nemico l'Unione Europea, l'altro no. Poi in più succederà che Fillon ha un programma sociale sterminista, mentre la Le Pen ha un programma sociale praticamente di tipo centrosinistra socialista. Leggere per credere, è così. Notare che probabilmente, quasi sicuramente, se lo scontro finale sarà questo, alla sinistra francese sarà chiesto di votare per Fillon, cioè di votare per suicidarsi, perché questo qui ha tutta l'intenzione di licenziare centinaia di migliaia di dipendenti del pubblico impiego, cioè ha un programma sterminista sul piano sociale. Spiego? Mi fermo. Basta così. Grazie. Grazie Roberto.